Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Ragazzi, oggi, grazie a Konami, abbiamo una bella cosa che scotta. Per chiunque non avesse capito di cosa sto parlando, questa è la reprint di alcuni set usciti 10 anni fa chiamati Arsenale Nascosto. E diciamo che questo prodotto copre dall'1 al 4. Ma andiamo a vedere cosa c'è scritto sulla scatola per capire cosa contiene il prodotto. Questo prodotto, l'Arsenale Nascosto capitolo 1, ovviamente oltre ad avere varie ristampe, al suo interno possiede anche Drago Bianco e Mago Nero. In più, 8 carte di ogni confezione saranno Duel Terminal. Ovviamente, per chiunque non sapesse cosa sono, si tratta di una tipologia di carte che usciva solamente nelle macchinette delle sale giochi. Ovviamente non li andremo ad aprire tutti oggi, però diciamo che la possibilità di trovare roba buona c'è. E non è poca. Ah, ovviamente ogni confezione contiene un dado e una carta promo secret di 7. Qua ne abbiamo 8, speriamo di beccarle tutte, anche se ne apriremo solo 6 oggi. Allora, andiamo con il primo e vediamo cosa esce fuori, che sono carico a pallettoni. Allora, ho visto già il dado rosso, quindi probabilmente è il dado di Flamvel. Questo è il libretto delle strategie e adesso andiamo a vedere il dado. Allora, ecco ragazzi il primo dado, che è quello di Flamvel. E adesso andiamo a vedere. Vediamo se la carta è un sincro. Allora, questo lo voglio vedere dopo. Andiamo con i pacchetti. Allora, dai, che sono curioso di vedere queste due terminal che potrebbero essere fighissime. Abbiamo Geomante, Spirito Sacro della Barriera di Ghiaccio, Daisojo, Generale. Cioè, mi metti il dado Flamvel e poi tutti i Barriere di Ghiaccio? Voglio Brionac a questo punto. Difensore, il pacco dei Barriere di Ghiaccio, Lady Arpia 1, Porcospino Neo Flamvel, il favoloso Mizzoglio. Ecco ragazzi, questa è la rarità che c'era nelle vecchie carte Duel Terminal, molto carina. Poi abbiamo Aviano, bellissimo! Raga, quant'è bello Ultra Duel Terminal. Che figata e che culo. Poi, mamma mia, ottima carta, molto bellina. Poi abbiamo Naturi Exterio, altra carta molto buona. Comunque ragazzi, le Duel Terminal a pallini, quanto sono belle. Poi abbiamo Armatura Decisiva, Alleato della Giustizia. Per un secondo ho pensato fosse Brionac a Turiscila. Poi abbiamo il favoloso Ashenville. Poi Naturia Rupe. Ok. Colpo Berserk. Maresciallo di Campo Alleato della Giustizia. Naturia di Girasole. Naturia Roccia. E Naturia Guardiano. Ok. Raga, diciamo primo pack non me posso lamentare assolutamente. Ho beccato l'Aviano, Natura Exterio. Quindi tanta roba. Io spero di beccare Trishula o Brionac. Diciamo che attualmente sono le carte a cui punto. Poi, vabbè, il Mago Nero e il Drago Bianco non sarebbero male, eh. Se sono ultra anche loro, tanta roba. Allora, abbiamo Cavaliere Reale della Barriera di Ghiaccio, Stratega della Barriera di Ghiaccio, Dragunov Flamvel, Truppe d'Assalto, Rugiada, Generale, Raglio. Che poi, ragazzi, io c'avevo il mazzo Barriera di Ghiaccio, tipo 10 anni fa. Tutto bello secret. Soldato della Valle della Nebbia, Guardiano Goglio, comune, peccato, sarebbe stato bello ultra, però anche così tanta roba. Poi abbiamo Naturia Ciliegia, ok, che poi non so se c'è in tutte e due le versioni, adesso penso che lo scopriremo. Cyber Drago, tanta roba, guardate quanto è figo, questo è molto carino. Libro della Luna anche, cavolo, guardate quanto è bello. Devo dire che la Konami si è superata con sto prodotto, è veramente figo. Poi Naturia Tulipano, Lancia Dragunità, Corsesca Dragunità, il favoloso Diff, Naturia Quercia Bianca, Naturia Barbabietola Cosmica, per concludere il favoloso Clus. Comunque ragazzi, secondo me anche un boxettino singolo, se non volete spendere tanto, io lo comprerei, perché l'avete visto, alla fine roba figa c'è. E vediamo adesso la secret. Cavolo, formula synchron, tanta roba. Che bella. Anche questa Duel Terminal poteva essere figa, però chi sono io per disdegnarne una secret? Vediamo stavolta che dado mi esce. Spero quello dei Favoloso, che è veramente figo, e anche quello della Barriera di Ghiaccio. L'ho beccato! Dovrebbe essere quello dei Favoloso questo. E invece no, è quello degli Alleati della Giustizia. Molto bello. Almeno così non abbiamo doppioni. Spero di finire tutto il set. Ah, mi sono già spoilerato la secret. Comunque, ragazzi, ne vogliamo parlare? Ne vogliamo veramente parlare? Braccio Arsenale Secret. Andiamo con gli altri due pacchetti. Dai, che mi deve uscire questo Brionac, che non vedo l'ora di farvelo vedere. Abbiamo Principessa Danzante della Barriera di Ghiaccio, Difensore della Barriera di Ghiaccio, Kuribo, carino, anche questo Duel Terminal sarebbe tanta roba, Gurada Neo Flamvel, Sciamano della Valle della Nebbia, Uruquizas Flamvel, Generale Raglio, Natura Girasole Duel Terminal, quindi teoricamente
teoricamente, visto che prima c'è uscito comune, tutte le carte possono uscirci dual terminal. E sì, quindi anche il Kuribo potrebbe uscirci. Mamma mia, dai, che voglio quello. Che bello, che bello. No, raga, incredibile. Sembra che l'ho chiamato. È bellissimo. È bellissimo. No, mamma mia. Raga, dovete comprarne almeno un boxettino. Almeno per tentare la fortuna. E anche l'assalitore notturno. Anche questo, tantissima roba, raga. Oh. Ah, anche falange. Abbiamo poi Natura Girasole, il favoloso Topi, Primo Pilum Dragunità, Natura Frutto Volante, Tribù Dragunità, Natura Cimice e il favoloso Dainari. Raga, ogni box c'è qualcosa di buono. È incredibile. A questo punto famoci Trishula da qua. Cioè, mi sembra necessario a questo punto. Allora, vediamo. Perché poi ci sono anche altre reprint oltre le solite carte d'arsenale. Quindi potrebbe esserci qualsiasi cosa. Geomante della barriera di ghiaccio, Alleato della giustizia Rudra, Pellegrino, il favoloso Ashen Vale. Dai. Uomo alato della fiamma, ero elementale. Perché? Ma bello, va bene, ok. Ci sto, cioè ci sto tanto. Mamma mia. No, raga, io perché c'ho un fetish per la rarità dual terminal. Quindi se tu mi fai una carta ultra dual terminal ed è poi una carta iconica e figa, per me è tutto bello. Poi vediamo la seconda. Barkion. Raga. Cioè tutte buone. Tutte buone perché posso anche giocarle. Poi come ultima. No! Pure Trishula. Trishula e Brionac nella stessa confezione. Poi vabbè, Barkion, uomo alato della fiamma. Vabbè, poi abbiamo Naturia Ananas, Maresciallo, Naturia Foglia, Legionario, il favoloso Gallabas e il favoloso Diff. No, Diff e Cusano. No, raga, cioè, è illegale. È veramente illegale sta apertura. Adesso vediamo un attimo il dado. Qual è? È un altro dei alleati della giustizia. Allora, ho visto una carta mostro. Non voglio spoiler. Vediamo cos'è dopo. Allora, andiamo col primo pack. Abbiamo Blizzard, difensore della barriera di ghiaccio, Slimitatore, Sciamano, Tornado Polvere di Stelle, carina come reprint, Drago Metallico Scuro Occhi Rossi. Anche questo se esce ultra da dual terminal sarebbe tanta roba, eh. Generare Raglio, Armatura Alleato della Giustizia, il favoloso F. Coccator. E come ultra un altro assalitore notturno. Ottimo, mi va benissimo. Poi vediamo Truppa della Carta. Anche questa molto bellina ultra, eh. Però adesso ripropongano questo formato anche l'anno prossimo. Di nuovo Uomo Alato della Fiamma. Gli ultimi capitoli dell'arsenale, perché diciamo che vorrei i Branco Malvagi. Se lo ripropongono sono più che contento. E va bene, il favoloso Ganascia, Naturia Artiglio Ragno, Naturia Rupe e Naturia Farfalla. E va bene, questo pacchetto è stato un po' più deludente degli altri, ma più che altro perché è uscita roba che era già uscita prima. Andiamo con il secondo e vediamo cosa ci esce. Abbiamo Ragno Flamvel, Truppe d'assalto alla barriera di ghiaccio, Quarantena Alleato della Giustizia, il Medaglione della barriera di ghiaccio, Generale Gunnard della barriera di ghiaccio, Baby Flamvel, Combattente delle Lame, Naturia Coccinella, vabbè, è la comune, quindi ci siamo salvati una delle ultra. Andiamo a vedere poi. Oh. Barkion l'abbiamo già beccato prima. Però vabbè, sempre buono. Un'altra Trishula. Va bene, adesso vorrei puntare sul Drago Bianco e sul Mago Nero, perché almeno le carte che volevo le ho beccate tutte. E anche una Natura Bestia non sarebbe male. Va bene, ci sto, lo accetto. Allora, poi abbiamo Naturia Cornago, Naturia Mascello Formica, Naturia Zucca, il favoloso Catsit, Esplosione Evolutiva, il favoloso Nozoket e il Legionario Dragunità. Vediamo la Secret. Drago armato o il drago armatura? Carino. Non l'avevo mai visto. Leggiamo un attimo l'effetto. Quando questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, può evocare specialmente un mostro vento drago di livello 5 inferiore da mano deck, eccetto drago armatura. Esso non può attaccare direttamente questo turno. Carino. È più bello l'artwork dell'effetto. Va bene, andiamo col terzo. No, col quarto. Vediamo, dai, che vorrei tutti i dadi. Non fatemi rimanere con mezzo set. Questo dovrebbe essere quello Naturia. Tanto se è verde,
altro non credo possa essere. Molto carino anche questo. E andiamo ad aprire i due pacchetti. Allora, andiamo col primo. Abbiamo la chiappa nemici, alleato della giustizia. Guardia Flamvel. Uomo alato della fiamma lucente, eroe elementale. Molto carino. Questa se esce ultra, diciamo che posso ritenermi più che soddisfatto. Samurai della barriera di ghiaccio. Combattente delle lame. Poi uccello di tuono della Valle della Nebbia. Esecutore della Valle della Nebbia. Kuriba alato dual terminal. Peccato che non è ultra, però è molto carino. Capisco che è molto bella, però ok, una va bene, due va bene, tre anche no. Poi abbiamo di nuovo anche Barkion. Ma dammi la bestia che non mi è uscita. Naturia Ananas, Naturia Farfalla, il favoloso Unicorno, Naturia Ambrosia, il favoloso Mitstoji, Naturia Libellula e anche Ashen Veil. Drago armato Palo. È molto carino come artwork. Sì, è veramente figo. E leggiamo un attimo l'effetto. Puoi mandare un mostro vento, drago o un altro mostro di livello 7 o superiore dalla mano al cimitero. Evoca specialmente questa carta alla tua mano. Puoi mandare un mostro drago armato dalla tua mano o deck al cimitero, eccetto drago armato palo. Puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto che controlli. Quel mostro scelto come bersaglio guadagna attacco pari al livello del mostro mandato al cimitero per 300, fino alla fine di questo turno. Inoltre, puoi attaccare solo un mostro in questo turno. La limitazione finale non mi convince troppo, però c'ha veramente un bell'artwork. Questo sì. Allora, andiamo col penultimo. Allora, vediamo cosa ci scappa. Questo dovrebbe essere il dado dei favolosi. Molto bellino questo. Spero di trovare adesso quello della barriera di ghiaccio come prossimo. Allora, andiamo col primo pack. Warlock della barriera di ghiaccio. Difensore della barriera di ghiaccio. Cancello cosmico alleato della giustizia. Garuda Neoflamvel. Soldato della Valle della Nebbia. Uruquizas Flamvel. Spezza magia della barriera di ghiaccio. Adesso dovrebbe esserci quello raro dual terminal. Naturia Rupe. Poi armatura decisiva alleato della giustizia. Anche questo l'avevamo già trovato prima. Oh! Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo veramente parlare del mago nero dual terminal? L'abbiamo trovato. Adesso manca solo il drago bianco. Adesso tipo sta qua sotto e tipo esplodo. Che me significa? È un altro mosso normale? Vabbè raga, ho sbagliato drago, scusate. Anche il drago nero occhi rossi sul terminal. Va bene, ok. Diciamo che ti sei rifatta per il boxetto di prima che era tutti doppioni. Adesso tocca far uscire il drago bianco, per forza. Dai, andiamo avanti. Abbiamo Naturia Guardiano, Naturia Frustarosa, Naturia Leodrago, Nido Divoratore, il favoloso Valkyrius, Iradineos e Natura Artiglio Ragno. Dai, 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 dai. Andiamo col prossimo. E vediamo. Abbiamo Lady Arpia 1, combattente delle lame, Rugiada Oscura della Barriera di Ghiaccio, Esecutore della Valle della Nebbia, Ruder Alleato della Giustizia, Garadolg alleato della giustizia, primo Pilum dragunità e magia, un altro libro della luna, va bene, anche farsi un playset di questo non è male, un altro Aviano Sommo della Valle della Nebbia e un altro Natura Exterio, va bene dai, dopo il pack di prima ci posso stare, anche se comunque non sono carte brutte da sbustare assolutamente, è solo che sono già uscite quindi vorrei farvi vedere anche altro, il favoloso Ashenvale, il favoloso Leviatano, il favoloso Nozoke, il favoloso Peguls e il favoloso Oltro. Adesso andiamo con la Secret, che per adesso ci sono uscite tutte differenti, quindi ottimo. E vediamo se la fortuna continua. Ah, di nuovo braccio azionale. Va bene, va bene. Ne sono rimasti tre, anche se in questo video ne apriremo solo un altro. E andiamo a vedere. È rosso. Ah no, è di nuovo il Flamvel. Peccato. Dai, dai. Abbiamo Uccello di Tuono della Valle della Nebbia. Lady Arpia 3. Uaboku, anche questa ottima ristampa. Slimitatore alleato della giustizia. Lady Arpia 2, Drago Metallico Scuro Occhi Rossi, Esecutore della Valle della Nebbia, Annullatore Alleato della Giustizia. Raga, c'ho il cuore a mille. Ah, credo sia un'altra Natura Exterio. No! No, no, questa è meglio della Natura Exterio. Ha però il Paladino Oscuro del Terminal. Ne volevo parlare. A sto punto mi manca il combattente, che deve uscire per forza ultra dual terminal, visto che hai fatto anche il mago. Fosse uscito questo più volte invece dell'exterior. Dai, andiamo con la seconda. Gungnir. Almeno se esce anche di Uloren finiamo tutti i sincro barriere di ghiaccio. Per concludere, un altro salitore notturno. Va bene, dai, mi piace.
E per concludere abbiamo le comuni, abbiamo Pegulus, Mascella Formica, Barbapietra Cosmica, Esplosione Evolutiva, Trident, questo è ottimo, Chawa, Kokator e basta. Secondo me c'è ancora tanta roba figa da sbustare, perché diciamo che ok, abbiamo sbustato roba bella noi, però il set è grande. Abbiamo Dragunov Flamvel, Pellegrino della barriera di ghiaccio, medaglione, rompitore inverso, combattente delle lame, dai, questo fammelo sci ultra. Annullatore alleato della giustizia, carovana, generale raio, poi vediamo, vediamo, vediamo. Un'altra truppa della carta, ok, va bene, fa che sia il paladino. Un altro uomo alato della fiamma, almeno potevi darmi quello lucente. E un'altra Nature Barkion, peccato. Poi abbiamo il favoloso Otro, il favoloso Lurry, Gaidar, ottima reprint Dragunità, poi Naturia Frustorosa, Naturia Mantide, il favoloso Kudabi e per concludere Brandistocco Dragunità. Adesso andiamo a vedere la Secret e vediamo come concludiamo questo pack opening. Peccato, di nuovo drago armato, il drago armatura. Vediamo se riuscirò a finire tutte le secret perché sono 7 e me ne sono rimasti 2, quindi non credo. Andiamo adesso con l'ultimo pacco e speriamo di essere fortunati. Abbiamo Drago Metallico Oscuro Occhi Rossi, Garadolg, Neossero Elementale, questo esce ultra, Warlock della barriera di ghiaccio, Curibalato Comune, Cancello Cosmico Alleato della Giustizia. Controllo avversario, anche questo molto carina come reprint. Rompitore inverso alleato della giustizia. Un altro Brionac. Va bene, ok, grazie. Un altro assalitore notturno. Ci posso stare. E un'altra falange dragunità. Quindi niente di particolare. Il resto è tutto abbastanza normale. Carina la natura nell'andose. Ma per il resto abbiamo già visto tutto. Detto questo, ragazzi, ringrazio ovviamente Konami per avermi concesso l'opportunità di aprire in anteprima questo prodotto che è fantastico. Consiglio personale, uno e due compratene, anche solo per i dadi che sono molto fighi, devo ammettere. Detto questo, vi ricordo che il prodotto esce a marzo, quindi diciamo che ancora un po' di tempo per pensarci ce l'avete. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!